diciamo la storia di vecchia, lunga e vecchia. Ascolta, prima che ti si perde, ti ho mandato il corno. Abbiamo fatto decine di esposti contro i rischi del palcoscenico e di allestimenti folli che venivano fatti attraverso dei progetti in cui il direttore degli allestimenti era anche responsabile della sicurezza, in cui c'era questa contraddizione, questo conflitto di interessi demenziale, che solo grazie a numerosi esposti l'ASL ha potuto intervenire e obbligare il sovrintendente Lisner a far sì che queste due figure venissero separate. Oggi alla Scala questo problema di sicurezza è quotidiano. Noi come Comitato Ambiente Salute e anche come Sindacato CUB vigiliamo quotidianamente. Inoltre siamo qua a ricordare in questa giornata i morti per l'amianto, perché alla Scala ce n'era tantissimo e giusto fino a 15 giorni fa abbiamo potuto, attraverso un esposto dell'ASL, far smaltire uno degli ultimi pezzi di amianto, ci speriamo, che era una flangia dell'aria decondizionata che portava addirittura nel Palco Reale, dove andavano i capi di Stato. Per cui siamo qua a manifestare per i nostri 8 morti e i vari ammalati di amianto. Dell'Eternit che in Cassazione è finita in nulla, tutti assolti. Contro questa soluzione della Cassazione la Federazione dei Chimici della CUB, purtroppo da sola, ha fatto ricorso alla Corte Europea per far annullare questa sentenza della Corte di Cassazione che ha fatto ripartire il processo da capo. Lo stesso presidente dell'INPS, Boeri, ha dovuto dire che in Italia ci sono ancora 32 milioni di tonnellate di amianto da smaltire. Questa è una vicenda che nei prossimi anni avrà un'esplosione, un'iperbole, e che man mano le vittime saranno destinate ad aumentare in maniera catastrofica.